Gucci non si è ancora espresso. Gucci ieri sera dalla sua bocca non è mai uscito che il petrolchimico verrà collocato a Cornigliano. Ieri sera, aspetta Maria, aspetta. Ieri sera Gucci in un'assemblea a Multedo ha detto che ci sono dei tecnici che stanno valutando una serie di ipotesi, che sono sei posizioni sul territorio che ancora non sono state dette. E basta, non c'è nulla di confermato su Cornigliano. Meno male. Ci sono la posizione della Lega, cos'è? Favorevole, allora, o contraria? Io con il mio gruppo non ne ho ancora parlato. Per quanto riguarda Amorfini Maurizio, che è consigliere della Lega Nord in consiglio comunale, per quanto mi riguarda io sono nettamente contrario, perché l'obiettivo di oggi qua non è dire la posizione della Lega o la posizione del 5 Stelle, l'obiettivo di oggi è fare comunità, l'obiettivo di oggi è uscire di qua con una comunità di Cornigliano unita. A me non me ne frega niente se la manifestazione con me viene quello del 5 Stelle o viene quello della Lega Nord. Però è importante la posizione della Lega, perché è importante, perché siamo il gruppo più numeroso. Io devo ancora, poi abbiamo dato il voto, devo ancora parlare con il mio gruppo. Devo ancora esprimermi con il mio gruppo, visto che in consiglio comunale non c'è stata ancora questa discussione sul petrolchimico. Quando sarà il momento usciremo con la posizione. Per quanto mi riguarda, io rappresento la Lega Nord a Cornigliano, sono consigliere comunale di Genova. Per quanto mi riguarda è no al petrolchimico a Cornigliano, fermo restando che ad oggi sono solo voci di stampa. Io volevo mettervi, però, è un attimo, e allora facciamo una cosa, io apro il megafono se qualcuno mi dà una mano a tenerlo, così almeno. Allora, innanzitutto ringrazio a tutti quanti per aver preso parte a questa, diciamo, lo si sente. Dopo lo facciamo parlare. Enrico, per favore. Ma se non parlo anch'io, parlo io per primo. Io a Cornigliano ci vivo, come ci vivi te, e non può fare. Non è che ha preso la parola. Ma perché non può parlare lui? Ma perché è tardato? È tardato. Ma cosa vuoi dire? Allora, Enrico, io per educazione, perché con rispetto per il presidente lo faccio parlare. Il presidente non ha bisogno di su educazione, non su diritto. Sia ben chiaro. Un po' di silenzio, per piacere. Subito. La parola. Più forte. Mi sentite? Siamo zitti. Mi sentite? Sì. Ok. Come avete letto le dichiarazioni di questa mattina, noi siamo totalmente contrari a questa ipotesi. A oggi è un'ipotesi. È un'ipotesi che tecnicamente non è sostenibile. È un'ipotesi che a oggi non è tecnicamente sostenibile, perché un'azienda inquadrata come quella a rischio di incidente rilevante non è possibile collocarla in quella posizione. Detto questo, a parte i problemi tecnici, io come presidente del municipio, così come ho già detto agli organi di stampa, ritengo questa opzione irricevibile politicamente, perché quelle aree che sono state sottratte all'industria pesante nel 2005 con l'accordo di programma dovevano essere date a Società per Cornigliano, bonificate e restituite ai cittadini. Questo era l'impegno preso, questo impegno va mantenuto, quindi quelle aree non è possibile utilizzare in maniera diversa se non restituendole ai cornigianesi. Questo è il nostro impegno ed è l'impegno di tutti quelli che sono qua oggi. Volevo un attimino stemperare gli animi dopo quello che è successo. Allora, oggi questa assemblea è partita su mia spontanea volontà, visto che sono stato sollecitato da parecchi cittadini: fate qualcosa, ci vediamo ai mailis, perché mi sono stufato di leggere commenti su Facebook che non portano a nulla.
L'obiettivo di oggi, indipendentemente dall'appartenenza politica di ognuno di noi, e la campagna elettorale fortunatamente ce la siamo lasciata alle spalle, è di fare comunità. Allora, diciamo che ad oggi sono solamente voci di stampa. Il sindaco Bucci non si è ancora espresso sul petrolchimico. Ieri sera il sindaco Bucci ha dichiarato che ci sono dei tecnici che stanno valutando i siti. E i siti attualmente sono 6. Ma non è vero. Sono 6, l'ha detto ieri sera il sindaco. Non dà retta alla stampa. L'ha detto lui, non dà retta alla stampa. L'ha detto in una dichiarazione, non ieri sera. L'ho visto io sul primo canale. Che rappresenta Molfedo può confermare. Ci sono dei tecnici che stanno facendo delle valutazioni. Fermo restando... Tra cui Cornigliano, no? Stanno facendo delle valutazioni. Noi di qua oggi dobbiamo uscire uniti e tenerci pronti. Ma siamo pronti, ma anche per il fango d'otto eravamo pronti, ma ce l'hanno messo lo stesso. Pronti. E signora, non tiriamo fuori altri argomenti. Ma siamo il problema è che l'abbiamo vissuto qua, non sulla nostra pelle. Perché se no andiamo a cercare quello che abbiamo fatto gli altri anni passati, non ne usciamo più. Ad oggi sono solamente voci di stampa, lo ripeto. Poi, dal momento che verrà ufficializzata la cosa, se... il sito non è Cornigliano, finisce tutto in una bolla di sapone, ci siamo guardati in faccia, ci siamo conosciuti con alcuni di voi, è stato un piacere. Se invece pensano di collocare il petrolchimico a Cornigliano, gente, scenderemo in strada come l'abbiamo sempre fatto su altre problematiche. Non abbiamo risolto niente, non abbiamo risolto niente, lo sai perché, signora? Perché quando facevamo le manifestazioni contro il depuratore, ed era il 2004, il sottoscritto mi gridava dalle finestre perché era della Lega Nord. Dobbiamo dirle queste cose, eh? Dobbiamo dirle, signora, perché ci ridevano in faccia. Però scusa. Ci ridevano sulla faccia perché c'era la Lega Nord a fare le manifestazioni contro il depuratore. Scusa. Perché c'ero io e ci abitavo sopra, abitavo lì sopra. Per la moschea anche, perché se facciamo comunità, là ci danno retta. Nei palazzi ci danno retta. Ma è quello che è l'obiettivo di oggi, è fare comunità. Poi a me non mi interessa se lei vota Lega Nord o lui vota Movimento 5 Stelle o PD. Non mi interessa. Non mi interessa. Nel momento in cui hanno deciso di metterlo lì, cosa possiamo fare? Facciamo le mani. Allora, a parte che il consiglio comunale non è ancora diciamo aperta la discussione. Ci dovrà essere anche un dibattito in consiglio comunale. Sarà faremo. No, c'è per forza. Se non c'è lo apriremo. In qualche modo lo apriamo il consiglio comunale. Dibattito perché normalmente quando le decisioni vengono prese. No, però. Però scusa, geograficamente che fatta? Genova, scusa. È stato scelto Cornigliano perché a noi abbiamo scelto, sì, però è stata messa nei sei siti. Dare retta alla stampa, scusa, volevo come consiglio. Scusa, ma l'hai detto te prima, è stato inserito nelle sei possibili. No, sono sei siti. Non li ha ancora detto. Qua col porto che ci abbiamo, e sicuramente ce l'abbiamo per noi sto Petrolchimico. C'è anche San Piergarena. Sì, allora, intervengo un attimino perché poi l'interrogazione l'ho portata io. Ho portato un'interrogazione in comune dove ho messo il dubbio, ed è un dubbio abbastanza, era un dubbio abbastanza comprovato, che ci fosse una intenzione di spostare il petrolchimico a Cornigliano. Le motivazioni sono varie perché vogliono avere quella collocazione. Uno, secondo la loro logica, è facile farlo perché c'è un polo industriale che si sta ridimensionando, e allora, visto che, come diceva la Marta Vincenzi, il ponente deve sempre subire, loro vogliono mantenere questa industrializzazione contestuale. Ora non è detto niente perché i sei punti che loro stanno studiando, vorremmo poi sapere. Mi presento intanto, scusate, Fabio Ceraudo, e rappresento il Movimento 5 Stelle per consigliere comunale di Genova, abbiate pazienza. L'interrogazione è stata presentata perché comunque io lavoro all'ILVA e sono un lavoratore dell'ILVA, e quindi certe cose le annuso prima che probabilmente lo sentano altre situazioni. Quindi le annuso in tutti i sensi, le annuso in tutti i sensi. Però concettualmente quello che sta succedendo è che loro
ci sono state delle promesse elettorali come in tutte le condizioni, e quindi si deve spostare il famoso Superba e Carmagnani da qualche parte, perché il rischio RIR, che è il rischio rilevante delle, di queste aziende, non è più sostenibile col territorio. Prima volevano... L'ho sollevata io apposta, perché Cornigliano non deve subire nuovamente un'industrializzazione selvaggia. Chi ha visto il mio intervento può aver capito che io sono contrario a questa condizione. L'ho visto, ma non è stata una risposta precisa. La risposta del sindaco non è stata precisa, perché il sindaco vuol dichiarare che i depositi costieri devono stare vicino al mare. Ora, vicino al mare sta a significare che dove li sposti, probabilmente qualche delegazione deve pagare. Ora, il discorso è diverso. Cornigliano ha un accordo di programma. L'accordo di programma è legalmente esigibile, ma non è solo legalmente esigibile dai lavoratori di Cornigliano, ma anche dai cittadini di Cornigliano, che quindi devono pretendere di avere quelle opere che per anni sono state sempre non fatte e sempre deluse in tutti gli aspetti, perché qui c'è una riqualificazione, ci sono dei progetti che erano stati portati avanti e alla fine per il momento hanno fatto una strada che è la Guido Rossa, che sì che può aver allentato il traffico, ma è servita a tutta la comunità genovese e non alla delegazione di Cornigliano. D'accordo? Quindi la delegazione di Cornigliano ha bisogno di spazi verdi, ha bisogno di spazi per i ragazzi e ha bisogno comunque di una riqualificazione urbana che avvenga come era da progetti. Quindi il petrolchimico o il fangodotto, o meglio trattamento dei fanghi, noi abbiamo portato un emendamento adesso che è stato approvato per fortuna dalla giunta, in cui la delegazione si confronterà col sindaco e la nuova giunta per vedere se il fangodotto, o meglio ripeto trattamento fanghi, perché il fangodotto ha il tubo principalmente, invece il trattamento fanghi è realmente la macchina che poi verrà installata all'interno dell'ex area Ilva, dove raccoglieranno tutti i fanghi e i prodotti di tutti i depuratori di Genova. E per me questo è insostenibile, perché quelle aree andavano riqualificate, non devono essere più aree industriali, e anche se per la comunità significa tutti quanti e non sempre Cornigliano. Quindi io abito a Sestri, lavoro a Cornigliano, sono del Ponente, so benissimo le condizioni in cui si è sempre vissuto e il perché poi determinate strutture industriali sono sempre state spostate in un ponente martoriato. Quindi la riqualificazione ci deve essere. Chiudo perché non mi voglio dilungare. Allora, tanto ringrazio Morfini, Geraldo, per aver organizzato questo incontro e per averci messo la faccia, cosa che di questi tempi è molto rara. E volevo chiedere ai nostri consiglieri eventualmente di chiedere la convocazione di una commissione consiliare ad hoc per questo problema, in modo che i cittadini possano essere auditi in questa commissione. Altra questione: se questo assurdo progetto verrà approvato, possiamo stare tranquilli, ci batteremo fino in fondo, io per primo presenterò un ricorso al TAR il giorno che dovrà essere approvato questo progetto. Si spera di no. Ma prima di approvarlo devono chiedere ai cittadini, non quando sei approvato. Sì, ma allora metti il piccolo col dito. Sì, da lì, quanti Scusate a tutti. Scusate. Allora, io noto che per la prima volta noi abbiamo un municipio e un comune che hanno intenzione di collaborare per il bene comune. Quindi, detto questo, noi comunque dobbiamo rompere le scatole sia al municipio che al comune, perché senza la politica noi non possiamo fare niente, solo la protesta non serve. Voi, ai vostri vicini di casa, tirateli fuori di casa, perché chi conta sono i numeri, non c'è niente da fare. Poi ognuno nell'urna voterà chi se l'è merita.
cabine, chi vuole, ma dobbiamo far vedere prima che lo vedere che noi siamo in campana sul territorio, perché se no Cornigliano fino adesso è stata volutamente affossata, perché altrimenti non avrebbero saputo dove mettere, senza offendere nessuno, la spazzatura di Genova in generale. Quindi bisogna, ognuno di noi deve fare da portavoce e cercare di fare uscire la gente da casa. Sui social ci sta di sera, ma di giorno si esce sul territorio, perché è il nostro territorio. Grazie a tutti. Allora, tanti di voi mi conoscono, qualcuno non mi conosce. Io dico soltanto che bisogna finirla di lamentarsi soltanto su Facebook che Cornigliano fa schifo e tutto, di alzarsi dalla seggiola e di fare magari qualche ora di volontariato per ripulire tutto sto schifo che abbiamo nelle strade. Male non penso che ci fa se facciamo qualche ora di volontariato, giusto? Non è che da cittadini possiamo sostituirci alle istituzioni, però almeno sarebbe un modo per fare parlare del quartiere, ok? Abbiamo una bella polizia. C'è chi ci ha provato. Anch'io, io due anni fa sono venuto qua a pulire i giardini, che poi sono di nuovo sporchi, non è un altro discorso quello. Però bisognerebbe un attimino uscire di casa, bisognerebbe un attimino. Cornigliano, e siamo sempre usciti. Allora, andiamo sul punto. Inutile lamentarci che la cittadinanza al Genova è andata in mano alla destra, perché gliel'hanno data, perché in questi anni non hanno fatto niente. Niente per noi, niente. Aspettiamo, è una cosa indecente.